Bentornati alla seconda serie di Sapessatelo, la rubrica dell'alchimista che vuole lasciare un segno. Da oggi con una S in più. Che si tratti di arte, musica, salute, benessere o altro, ogni puntata una perla di curiosità per la crescita personale, conoscenza, cultura o, perché no, soltanto per saperne parlare. Io sono un alchimista ed ecco il Sapessatelo di oggi. Tieni la bocca chiusa, ma non per zittirvi, ma per parlare dei magici, quasi, poteri del nostro naso. Già, avete sentito bene, si tratta del nostro naso, che è quell'aggeggio che ci sta sempre davanti la faccia. Ma oggi non parliamo delle differenze strutturali del naso, ma della respirazione. Ecco, il naso è stato creato e disegnato dalla natura per odorare, per il senso dell'odore, e per respirare, mentre la bocca è stata creata per mangiare, bere e parlare. Ma da oggi si scopre che il 30-50% degli adulti respirano attraverso la bocca, soprattutto dormendo e specialmente nelle prime ore del mattino. Beh, voi direte, che mi frega, respiro lo stesso e sopravvivo. No, non è proprio così. È perché studiosi come Graham nel 2012 hanno anche evidenziato e listato, fatto una lista, degli effetti negativi e cronici legati a una respirazione a mezzo bocca. Partiamo infatti dagli effetti negativi sullo sviluppo del corpo. Respirare dalla bocca significa perdere l'effetto di filtro, di umidificazione e di riscaldamento dell'aria, che a cascata può avere numerosi effetti negativi sulla crescita corretta dell'apparato respiratorio, ma anche quello intellettivo e corporeo. Respirare dalla bocca, infatti, può portare ad avere otiti, riniti, tonsilliti ricorrenti, oltre che a notti non proprio di relax, che portano quindi successivamente a stanchezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione. Ma allora quali sono gli effetti positivi? La filtrazione e l'umidificazione? Sì, ma non solo. Un elemento molto importante è il fatto che inalare dal naso comporta una maggiore resistenza dell'aria, il 50% circa in più, comparata a quella che avviene tramite respirazione via bocca. L'effetto scaturito è il ricevere dal 10 al 20% in più di ossigeno all'interno del nostro corpo. Ebbene sì, non solo, ma anche l'ossido nitrico, un gas molto importante, un vasodilatatore e broncodilatatore, che migliora il trasporto dell'ossigeno attraverso il nostro corpo. Cosa fare allora? Esistono numerose tecniche di respirazione per imparare o reimparare, secondo natura, a respirare verso il naso, come le tecniche pranayama utilizzate nello yoga, ma anche buteiko e molte altre. Ho recentemente stato al Caffè dell'Alchimista, l'altro podcast, un interessante personaggio, Leonardo, che appunto si occupa di tecniche di respirazione. Troverete i collegamenti, come al solito, nelle show notes. Ma in questa sede diamo anche consigli un po' più pratici, e allora parliamo di tapping. Cosa è il tapping, ovvero fissare con un nastro? Ebbene sì, e serve a affrontare il problema della respirazione tramite bocca, specialmente durante il sonno. Tenendo la bocca chiusa con un nastro adesivo, ne vendono anche di specifici in commercio durante il sonno, i sostenitori di questa tecnica, per cui c'è il sottoscritto, sostengono incoraggiare la respirazione nasale. Dopodiché, se abbiamo la bocca chiusa, da qualche parte dovremmo pure respirare. Sicuramente questa non è una tecnica sostituto di una consulenza medica professionale o trattamento da parte di operatori sanitari qualificati nel caso in cui fosse un problema cronico. Ma per tutti gli altri casi è una cosa che si può fare abbastanza low cost e vale la pena provare, soprattutto se abbiamo un wearable, un aggeggio che possa misurare la qualità del sonno per monitorare i nostri progressi. Oltre agli effetti sulla qualità del sonno, la durata delle varie fasi,
avremo anche degli effetti più facilmente come quelli della bocca secca, che respirazione nasale non avviene, o avviene sicuramente in maniera minore. La bocca secca è un risultato di respirazione tramite bocca, crea un ambiente ideale per la proliferazione dei batteri. I batteri possono creare e produrre, diciamo, composti volatili di zolfo che sono responsabili dell'odore sgradevole comunemente associato all'alito cattivo. In sintesi, la pratica della respirazione nasale durante il sonno offre numerosi vantaggi rispetto alla respirazione con la bocca, dal miglioramento della filtrazione dell'aria e dell'apporto di ossigeno alla prevenzione delle anomalie della crescita facciale, soprattutto nei bambini, e alla riduzione dell'alito cattivo. Attenzione anche qui ai rischi e alla consultare il medico e gli operatori sanitari specializzati nel caso in cui, ricordo, si ci trovasse di fronte a problemi di natura cronica. E con questo eccoci arrivati al termine di questo short di Sapessatelo. Se vi è piaciuto, condividete, fate sapere, lasciate dei commenti, scrivete a podcast@alchimista.me e seguiteci sui nostri canali anche YouTube. Grazie e alla prossima, buon Sapessatelo!